Fungo palla, vescia, peto di lupo, loffa. Questi sono i nomi comuni con i quali vengono identificati i funghi del genere Lycoperdon. Questi fanno parte del gruppo dei gasteromiceti, ovvero quei funghi che hanno come parte fertile una gleba, che rimane carnosa o spugnosa fino a quando le spore sono immature. Una volta giunte a maturazione, la gleba diventerà polverosa e bruna e dall'odore poco gradevole. Le spore verranno poi rilasciate attraverso un ricettacolo e disperse nell'ambiente circostante. Tra le specie presenti sul nostro territorio troviamo il Lycoperdon pratense, che fruttifica dalla primavera all'autunno in piccoli gruppi, in pascoli o praterie, dalla pianura alla montagna, ed è saprotrofo. La sua grandezza varia dai 2 ai 6 cm per i 2-4 cm. Ha una forma subglobosa e arrotondato schiacciato nella parte superiore ed inferiore. La superficie esterna, chiamata esoperidio, ricoperta da culei regolari, fitti, corti ed appuntiti, inizialmente biancastri e poi grigiastri con l'età. La carne è biancastra, ma che diventa presto giallognola grigiastra. Quando non è a completa maturazione, l'odore è fungino e ha un sapore dolce. L'altro Lycoperdon che possiamo trovare nelle praterie e nelle radure boschive è Lycoperdon ex cipuliforme, dalle dimensioni decisamente maggiori. Può avere un'altezza variabile tra i 5 e i 15 cm. E 2-5 cm di diametro. La superficie esterna è biancastra o ocraceo grigiastra. Inizialmente è ricoperto da culei fini ed appuntiti o granulosi, che sono presto visibili solo nella parte basale del fungo, mentre la superficie negli esemplari maturi risulta liscia o lievemente granulosa. Una volta raggiunta la completa maturazione, si lacera irregolarmente ed assume la forma di una coppa aperta. A differenza degli altri Lycoperdon, è presente uno pseudogambo ben distinguibile, il bosso scanalato nella zona inferiore, e alla base può presentare cordoni miceliari biancastri. La carne è biancastra, compatta, presto spugnosa e giallo-verdastra. L'odore è lieve di caucciù e ha un sapore gradevole. Tra i più conosciuti ed esteticamente più belli troviamo il Lycoperdon perlatum, che ha la forma di una pera rovesciata, con la parte inferiore tipicamente rastremata, stretta e a volte globosa. È ricoperto su tutta la sua superficie da finissimi aculei dalla forma conica. Essi sono di colore biancastro e una volta caduti lasciano dietro di loro delle macchie che hanno la forma di verruche circolari. La superficie del fungo è dapprima biancastra, poi crema, per diventare brunastra a completa maturazione. Le spore usciranno da un orifizio centrale. Generalmente il gambo è assente, ma a volte presente uno pseudogambo. La sua carne è abbastanza compatta, biancastra, e assume poi colorazioni marroncino-ocracee, con una consistenza polverosa. Ha un odore molto lieve e un sapore dolce. È saprotrofo, fruttifica in piccoli gruppi in boschi sia di latifoglie che di aghifoglie dalla primavera all'autunno. Dimensioni molto contenute che vanno da 2-4 cm per 3-8 cm. Un altro molto simile è l'Apioperdon piriforme, grande circa 1-3 cm per 2 o 7. Cresce in gruppo su ceppaglie o legni in disfacimento, anche interrati, con prevalenza faggio, sia in estate che in autunno. E ha una superficie granulosa e squamosa. Abbiamo poi il Lycoperdon echinatum, che è sicuramente il più particolare tra questi. Ha dimensioni che variano dagli 1 ai 4 cm per 1 o 3 cm. È rotondeggiante e ricoperto completamente da fitti aculei, che sono riuniti a forma di piramide, lunghi circa 3-6 mm. Ha un colore che varia dal giallo avorio al marrone scuro e anche in esso le spore fuoriescono da un orifizio quando arriva a completa maturazione. La carne è compatta e di colore biancastro, poi marroncino ocracea a maturazione, per poi divenire purulenta. Ha un odore lieve, fungino e un sapore acidulo. Fruttifica in gruppi numerosi in boschi di latifoglie dall'estate all'autunno. Tutti i funghi del genere Lycoperdon sono commestibili,
ma vanno consumati quando ancora giovani, eventualmente privati della gleba esterna, in quanto potrebbe risultare coriacea. È importante però non confonderli con i funghi del genere scleroderma, che hanno anch'essi forma di palla. In questo caso possiamo vedere lo scleroderma citrinum, che ha una superficie globosa, sferica, irregolare, a volte più stretta nella parte inferiore, e ha un colore giallastro o giallo paglierino, e si può distinguere in quanto ha evidenti screpolature regolari. Inoltre, quando inizia la sua fase di maturazione, una volta sezionato, potete notare come il suo interno si presenta di colore nerastro, mentre è grigio biancastra nell'esemplare ancora giovani. Ha un odore intenso di caucciù o di gomma bruciata e nasce soprattutto nei periodi siccitosi. Spesso lo si può trovare ai piedi degli alberi, proprio accanto alle radici, soprattutto di latifoglie. Come dicevamo, è un fungo tossico che causa sindrome gastrointestinale a breve latenza. La sua carne è decisamente più coriacea e non è ben distinta come quella nel licoperdon, in cui l'esoperidio sembra quasi essere separato dalla parte della gleba. Se ti interessa saperne di più riguardo ai funghi più bizzarri, seguici sul nostro canale YouTube.